Ciao a tutti e benvenuti alla recensione della Sony Alpha 5100, mirrorless di casa Sony, uscita nel settembre del 2014, che si può definire la macchina ideale per tutti coloro che vogliono iniziare a fare fotografia o videomaking. Prima di iniziare con la recensione vera e propria, vi ricordo che troverete l'unboxing cliccando qui sopra oppure in descrizione, quindi per chi fosse interessato a vedere tutto quello che la scatola contiene dopo l'acquisto, può trovarlo in quel video. Per coloro che invece l'hanno già visto, possiamo cominciare. La Sony Alpha 5100 monta un sensore da 24.3 megapixel APS-C con una capacità di ISO che va da 100 a 25.600. Questo sensore ci permette di scattare fotografie con un massimo di 6.000x4.000 pixel nel formato 3 mezzi e di 6.000x3.376 pixel nel formato 16 noni. Ovviamente c'è la possibilità di scattare sia in RAW che JPEG o solo in una delle due scelte e in ambito video la macchina si comporta davvero bene e il range di ISO è davvero ottimo per tutti coloro che vogliono effettuare riprese anche a basse condizioni di luce. I formati disponibili durante la registrazione sono l'MP4, l'XAVCS e la VCHD. Purtroppo è possibile effettuare riprese in XAVCS solo con schede da 64 giga o superiori. Inoltre, la capacità di registrare video a 60 fps a 50 megabit al secondo la rendono una macchina fantastica per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del videomaking senza spendere troppo, ma soprattutto senza rinunciare alla qualità che questa macchina può offrire. Purtroppo, la macchina non possiede il profilo S-Log di casa Sony, ma comunque il profilo flat che si può creare con le impostazioni è davvero performante e vi permetterà di effettuare qualsiasi modifica in fase di color grading. Ovviamente la macchina non registra solo 60 fps al secondo, sono disponibili appunto registrazioni nel formato 25 fps e 30 fps personalizzabili in formato PAL o NTSC. Registra su schede SDXC e io vi lascio in descrizione tutte le schede che vi consiglio e quelle compatibili con questa macchina in modo da garantirvi il massimo delle sue prestazioni. Questa macchina è consigliata per tutti coloro che vogliono sì avvicinarsi al mondo del videomaking, ma che non vogliono rinunciare alla potenza e soprattutto alla personalizzazione che le impostazioni manuali possono offrire. Tornando a parlare di fotografia, la Sony ha uno scatto a durata massima di 30 secondi e una durata minima di un 4 millesimo di secondo. La velocità massima di scatto è di 6 fps al secondo in modalità tracking e questo ci permette di essere sempre pronti a scattare la foto giusta nel momento giusto. Un altro vantaggio fondamentale di questa macchina è il sistema Hybrid AF che controlla appunto il sistema di messa a fuoco di questa macchina. È veramente veloce e performante e poche volte, tranne in scarse condizioni di luce dove la macchina fa un po' fatica, si è sempre veramente sicuri di avere tutto completamente a fuoco. Fuoco che tra l'altro è gestito in modo automatico nella modalità video e ci permetterà di avere il nostro soggetto sempre e sicuramente a fuoco, cosa veramente fondamentale per tutti coloro che magari effettuano vlog oppure hanno bisogno di essere sicuri al 100% senza perdere troppo tempo in modalità manuale di avere tutto a fuoco. Messa a fuoco che inoltre è garantita da un sistema di focus peaking davvero performante e davvero preciso. Infatti per tutti coloro che vogliono utilizzare l'ottica in manuale o comunque utilizzeranno la Sony con adattatori potranno appunto attivare il sistema di focus peaking davvero preciso e molto personalizzabile che vi permetterà di monitorare la vostra messa a fuoco sempre e comunque. Per chi arriva dal mondo delle reflex, la mancanza del mirino per i primi periodi sarà veramente difficile da sopportare, ma fidatevi che dopo un po', grazie al monitor LCD da 3 pollici, questa mancanza verrà a meno. Il monitor si gira sui 180 gradi solo nella parte superiore, purtroppo non è possibile girarlo nella parte inferiore, modifica che credo sia stata fatta per garantire comunque una maggiore robustezza all'elemento fondamentale di questa macchina, che è appunto lo schermo. Piccola pecca per questo schermo, purtroppo con il sole contro, quindi in condizioni di veramente forte luce, si fa leggermente fatica a vedere, però con qualche piccolo accorgimento si può senza dubbio riuscire a ricavare ottime riprese e tenere sotto controllo il proprio soggetto senza problemi. Infine è degno di nota il sistema Wi-Fi e NFC integrati all'interno della macchina. In molti si sono lamentati della mancanza del GPS all'interno della macchina, ma è un fattore che sinceramente non ritengo così importante e ritengo invece molto più importante il sistema di Wi-Fi ed NFC che vi permettono un trasferimento rapido e il controllo della vostra macchina tramite l'applicazione sul cellulare. Piccola nota per l'applicazione del cellulare, vi permette sia di controllare la macchina a livello completo, quindi per scattare foto, per spostare lo zoom nel caso in cui abbiate un'ottica di serie montata, e inoltre vi permette di far partire
o fermare una registrazione e di scattare fotografie in remoto. Quindi avete veramente tantissime funzioni all'interno della vostra applicazione del telefono, che è gratuita sia per iOS che per Android. Bene, la parte tecnica è finita. Per tutti coloro che vogliono informazioni più dettagliate riguardo eventuali dati o specifiche tecniche, in descrizione vi lascio il link ufficiale alla pagina Sony nel quale potrete chiarire ogni vostro dubbio. Passiamo ora a quello che è il design della macchina. La prima cosa che salta all'occhio sicuramente della Sony è la sua compattezza. La macchina è veramente piccola ed è incredibile in quanto così poco spazio si possono racchiudere così tante prestazioni. La Sony è costruita davvero bene, il materiale plastico è davvero ottimo, sia sul corpo macchina che sull'obiettivo di serie, che è un 16-50 mm 3.5-5.6 di diaframma, con un ottimo tasto per il controllo dello zoom e con la stabilizzazione interna. La ghiera che trovate qua sopra vi permette sia di effettuare comunque lo zoom se il fuoco è settato in automatico, sia di controllare appunto la messa a fuoco se essa è messa in manuale. Il suo peso ridotto è un fattore davvero positivo. La cosa che mi fa un po' storcere il naso è una mancanza principale di questa macchina, cioè l'ingresso per il microfono. Purtroppo l'unico modo per catturare l'audio internamente alla macchina è quello di utilizzare il microfono integrato stereo che si trova nella parte superiore. Ma passiamo ad un'analisi dettagliata di quella che è la Sony. Nella parte frontale troveremo il bottone per staccare l'obiettivo e sostituirlo o cambiarlo, il sensore che vi permetterà di mettere a fuoco a basse condizioni di luce e l'hand grip, davvero piccolo, forse fin troppo, ma sicuramente che vi permette di tenere in mano la macchina con una sola mano senza troppi problemi. La parte superiore della Sony è costituita da appunto il microfono stereo, un flash estraibile e il tasto di scatto e di zoom, oltre al pulsante di accensione e spegnimento. Nella parte dietro troviamo il tasto di avvio e stop della registrazione, davvero molto sensibile e sicuramente ben raggiungibile, posto davvero bene. Il monitor touchscreen solo in parte, dopo vi spiegherò il perché. Il tasto per accedere al menu, la ghiera per il controllo di quasi tutte le impostazioni e, oltre a essere una semplice ghiera, inoltre contiene anche i tasti direzionali, appunto, quindi potete spostarvi a destra, a sinistra, in alto e in basso grazie a questa ghiera. Ogni tasto inoltre è personalizzabile in base alle vostre esigenze, in modo che possiate avere più controllo alle impostazioni rapide che preferite. Abbiamo un tasto centrale che viene utilizzato per la conferma delle impostazioni, il tasto per visualizzare la galleria e infine quello per eliminare i file o anche tasto guida. Nella parte laterale abbiamo lo spazio per le SD, il connettore per l'uscita HDMI mini e lo spazio per la presa USB, che è l'unico modo per connettere il trasformatore che vi verrà dato di serie e ricaricare la batteria. Batteria che si cambia nella parte posteriore della macchina da 1020 mAh, che vi garantiscono circa 70 minuti di riprese e 400 scatti. Io consiglio caldamente l'acquisto di almeno una o due batterie con un caricatore esterno, perché mi permetterà appunto di ricaricare batterie senza doverla per forza avere all'interno della macchina. Infine troviamo l'attacco per la vite da 3,5 per attaccare al cavalletto o a qualsiasi accessorio che ha appunto questo ingresso. Passiamo ora a quello che è una nota dolente di casa Sony. Purtroppo il menu anche di questa macchina è veramente complicato. Ora, per chi conosce il mondo Sony sa che purtroppo non è mai eccelsa nei menu delle macchine e questa macchina non è diversa dalle altre. Il menu principalmente si dispone in 6 grandi griglie personalizzabili se lo volete in versione griglia o in versione elenco, e il problema è quando si entra all'interno di ogni singola scheda. Le impostazioni sono davvero tante, la Sony permette di modificare qualsiasi parametro della vostra macchina. Il problema è come viene gestito l'insieme di queste schede e di questi menu. Infatti avete questa divisione a 6 macro aree e ogni macro area è divisa in tantissimi sottoblocchi, non in ordine di senso, ma in un ordine abbastanza casuale. Ora, ci vuole un pochino prima che si riesca a prendere veramente mano col menu. Dopo che comunque si conosce, le cose si trovano, però Sony poteva veramente fare uno sforzo e cercare di semplificarlo, soprattutto per il motivo che questa macchina non è solo dedicata a un mondo di professionisti, ma anche di tutti coloro che non hanno troppa voglia di perdersi nei meandri di infiniti menu, ma di avere delle impostazioni facili e veloci. Per tutte queste persone, infatti, la Sony offre un parco incredibile di impostazioni automatiche, semi-automatiche, dedicate a qualsiasi funzione, che aumentano anche la creatività dei professionisti. Parlo ad esempio di impostazioni come quella panoramica, che vi permette di effettuare foto appunto in panoramica senza poi doverle post-produrre magari su qualche software complicato. Appunto, la Sony vi dà già queste impostazioni. Ci sono impostazioni dedicate alla color correction, impostazioni dedicate a diversi scatti creativi. Insomma, ci sono veramente tante possibilità. Bastava solo un minimo di accorgimento in più per creare un menu davvero davvero più semplice. Altra nota fondamentale è la scheda applicazione, che vi permette appunto di scaricare e installare applicazioni di casa Sony che aggiungono delle funzioni in più alla vostra macchina.
Parlo ad esempio della funzione timelapse che io ho acquistato per 9,99€ dallo store della Sony, appunto. Mi permette di effettuare timelapse davvero con una qualità eccezionale e di avere direttamente già i video esportati. In questo modo mi evito tanti passaggi in post-produzione e, soprattutto, la cosa veramente interessante è il fatto che ci sono sia delle impostazioni dedicate automatiche ai vostri timelapse e sia avete il controllo completamente manuale di ogni sua impostazione. Quindi è veramente una macchina per tutti, continuo a dirlo, sia per i professionisti che certe volte hanno bisogno anche di qualche aiuto automatico, sia per quelli che invece non vogliono assolutamente perdersi in mille impostazioni manuali, ma vogliono assolutamente solo scattare e avere una foto bella. Ultima nota dolente del menu è il fatto che lo schermo touch non funziona al suo interno, quindi non potete spostarvi all'interno delle macro aree o delle schede interne con il touch, ma solo utilizzando la ghiera. Cosa che sinceramente ritengo ottima, perché odio avere troppe ditate sullo schermo, che è l'unico modo per vedere la vostra immagine, quindi meno lo toccate meglio è. Bene ragazzi, passiamo a tutta quella parte dedicata ai foto e video test effettuati solamente con la Sony, così come uscita dalla scatola, quindi con l'obiettivo di serie montato, così che possiate vedere anche le capacità dell'ottica stabilizzata. Passiamo al test dedicati alle ISO. La Sony Alpha 5100, ragazzi, non è un A7S, quindi non mi aspettate eccezionali risultati. Sicuramente sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che fino a 1600-1800 ISO l'immagine è utilizzabile. Il rumore è presente, ma non è così disturbante. Sicuramente con un'ottica più luminosa, quindi un f.1.4 piuttosto che 1.8, avrete risultati molto maggiori, poiché potrete abbassare le ISO. Io ho fatto i test con questo obiettivo qua e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sicuramente la cosa fondamentale è non eccedere in post-produzione con color correction e effetti strani, perché comunque l'immagine è priva di tantissime informazioni e si rischia veramente di avere dei risultati orribili.
fate dei test dedicati solo ed esclusivamente al lato fotografico, poiché spesso questa macchina viene acquistata per fare video, ma fidatevi che per la realizzazione di foto è davvero, davvero performante. Gli scatti 6000x4000 pixel sono enormi, il sensore da 24.3 megapixel si comporta veramente bene e vi permette di effettuare crop eccezionali. La gamma dinamica inoltre permette di fare cose incredibili in post-produzione del formato RAW, e quindi devo assolutamente dirvi che dopo averla provata per fare video, sta diventando una fedele compagna anche di fotografie, poiché è davvero molto comoda, essendo grossa come uno smartphone, ce l'hai quasi sempre in tasca, e la messa a fuoco davvero veloce ti permette di raccogliere tanti tanti momenti che prima ti saresti perso o che comunque avresti catturato magari con il cellulare, che danno assolutamente la qualità che ha questa macchina. Quindi, per finire la parte di test, vi lascio con un po' di fotografie per farvi vedere la potenza di questa macchina. Quasi giunti alla fine di questa recensione, passiamo a quelli che sono i pro e i contro di questa macchina. Assolutamente il primo pro è la compattezza di questa macchina, ragazzi. È veramente grossa quasi come uno smartphone ed è incredibile la potenza che ha. Per chi come me viaggia o ha bisogno di una macchina sempre pronta a registrare, lei è quella perfetta. Al collo pesa poco, il fatto che si possa tenere davvero anche solo con una mano, con un'ottica stabilizzata, vi permette di effettuare sempre riprese fantastiche e le impostazioni manuali ed automatiche funzionano davvero bene e vi permettono di salvare molte delle vostre riprese senza dovervi preoccupare troppo dei dettagli. Altro fattore positivo legato sempre al campo video è il formato XAVCS a 50 megabit al secondo. Ragazzi, è veramente fantastico. Il fatto di poter registrare già in Full HD a 60 fps è una cosa bellissima. Ma il formato XAVCS unito ai 50 megabit al secondo vi permetteranno di avere video qualitativamente eccezionali e di poter lavorare tantissimo in post-produzione senza perdere qualità. Quindi veramente è consigliatissimo l'acquisto di una scheda da 64 giga per poter utilizzare appieno le capacità di questa macchina. Altra nota davvero positiva è il sensore da 24.3 megapixel. Fantastico per le foto, fantastico per i video, insomma. È il sensore giusto per una macchina così. Il full frame era troppo grande. Il sensore APS-C è veramente fantastico e a differenza delle concorrenti che montano un micro 4 terzi, lei si piazza veramente in un posto superiore anche a macchine che costano veramente di più. Altra parte fondamentale molto positiva è l'integrazione di software come il Focus Peaking e la Zebra, che vi permettono di avere un controllo eccezionale sulla vostra macchina, soprattutto per le funzioni legate al videomaking. Finalmente qualcuno che le integra senza software esterni, senza acquisti vari. L'essere smart, ragazzi, amo alla follia il fatto di poter fare una foto, spostarla sul telefono e caricarla sui social. Per tutti coloro che lavorano con i social, che fanno appunto YouTube o cose simili, è una funzione fantastica. L'applicazione funziona davvero bene e anche per il controllo delle vostre riprese e delle vostre foto è eccezionale in remoto, quindi è consigliatissima anche questa scelta qua. Non sono riuscito a provare l'NFC perché purtroppo il mio telefono non lo supporta. Ho letto alcune recensioni ed è davvero performante anche quello, quindi è straconsigliato l'utilizzo. Infine, come ultimo pro, il fatto di avere mille funzioni integrate, automatiche e non, che possono appunto, come ho detto prima, stimolare la creatività anche dei più professionisti e venire incontro a tutti coloro che invece non hanno troppa voglia di smanettare con la propria macchina, vogliono solo prenderla e scattare una bella foto. Passiamo ai lati negativi. Purtroppo la Sony Alpha 5100 non è perfetta, ma alla fine sinceramente non so se esista una macchina perfetta. Il primo contro è assolutamente la mancanza di un connettore mini jack per il microfono. Non capisco veramente il motivo per il quale non è stato inserito, ci voleva veramente poco e lo spazio c'era e avrebbe garantito una maggiore qualità della macchina. Però devo dirvi che il microfono interno, se volete alcuni test, vi lascio dei miei video in descrizione nel quale lo utilizzo, è davvero performante e vi permette quasi sempre di effettuare riprese con un audio davvero pulito. Altro fattore negativo, come ho già detto prima, è il menu. Troppo complicato, ci sono tantissime funzioni, questa cosa è molto positiva, ma è troppo complicato e raggiungerle è davvero impossibile certe volte. Sul riscaldamento durante la registrazione. Questo è un fattore negativo almeno in parte. Purtroppo con una macchina così piccola, con un sensore così potente, con delle funzioni così performanti, è normale che la macchina si scaldi.
Dopo circa 10, massimo 15 minuti di registrazione, la macchina si surriscalda e non potete effettuare riprese per circa 5 minuti finché non si raffredda. Quindi siate pronti a questa eventualità, ma per chi arriva dal mondo delle reflex comunque lo sa, la registrazione continua con delle video fotocamere non è mai garantita. E non essendo appunto una sola semplice telecamera, questa limitazione c'è, ma me ne sono abbastanza fatto una ragione, sinceramente non ho mai avuto problemi. Altro fattore davvero negativo è il fatto che dopo gli scatti di lunga durata di esposizione, quindi di 10, 15, 20, 30 secondi, la macchina ci mette tantissimo a processare il file perché deve ridurre il rumore in modo automatico, purtroppo la funzione non si può disattivare, ci mette circa 10-15 secondi a definire bene uno scatto. Gli scatti però alla fine vengono veramente eccezionali, quindi ne vale abbastanza la pena. È un rallentamento che purtroppo va a pesare un po' sui timelapse notturni, che sinceramente non si riescono a fare, tipo i timelapse alle stelle piuttosto che cose simili. Vengono davvero difficili farli perché appunto la macchina ci mette davvero troppo tempo a processare i file. E purtroppo questa è una nota dolente per tutti coloro che vogliono utilizzarla per certi tipi di scatti. Infine, ultime due note dolenti sono legate alla batteria, che dura davvero troppo poco. Purtroppo le batterie di casa Sony non sono così performanti. Io vi consiglio veramente l'acquisto di almeno 2-3 batterie con un caricatore esterno, perché durano veramente poco se lo usate tanto. Infine, difetto di casa Sony, non solo per questa macchina, è l'assenza di tante ottiche. Purtroppo Sony è entrata da poco con gli innesti e-mount all'interno del mercato, quindi le ottiche sono poche e anche le case terze parti non producono così tante ottiche di serie. Sicuramente le ottiche che però costruisce casa Sony sono davvero davvero belle e io ve le consiglio perché sono lenti Zeiss quasi tutte. Questi sono i difetti di questa macchina, difetti che sinceramente però non mi hanno cambiato la vita né tantomeno mi hanno fatto sentire a disagio durante le riprese, ma se imparate a conoscere la vostra macchina, se sapete come raggiungere tutte le varie impostazioni, dopo un po' ve ne dimenticherete, fidatevi che le prestazioni che vi garantisce lei vi far passare sopra qualsiasi problema. Bene ragazzi, la recensione è finita. Passando alle conclusioni, vi posso solo dire che io mi sono innamorato di questa macchina. Sono passato dal mondo delle reflex e mi sono buttato nelle mirrorless quasi come una sfida e sinceramente non posso più farne a meno. Il fattore compattezza, il fattore social, smart e il fatto soprattutto di avere una qualità dell'immagine incredibile che prima con le reflex mi potevo solo sognare a parità di prezzo, sono dei fattori fondamentali di quali non posso più fare a meno. Secondo me l'Alfa 5100 non è una macchina perfetta, ma una macchina ideale, non solo, come ho detto prima, per i professionisti, ma anche per tutti coloro che si vogliono avvicinare per la prima volta al mondo del videomaking e vogliono una macchina compatta, veloce e soprattutto con un sacco di potenzialità, che non sarà vecchia sicuramente fra 2-3 anni, ma continuerà a essere veramente utilizzabile non solo per fare blog, per fare YouTube o in livello amatoriale, ma secondo me anche a livello professionale ha delle ottime funzionalità, soprattutto dedicata alla sua veramente piccola dimensione e alle sue forti prestazioni. Questa è stata la mia prima Sony, ma sicuramente ragazzi non sarà l'ultima, perché mi sto veramente innamorando di questa casa di produzione che ha prezzi ridotti e soprattutto tanta qualità, legata anche a quello che sono le scelte del consumatore e a quello che un professionista vuole, cioè funzioni rapide, integrate e controllabili. La recensione finisce qui, io spero che il video vi sia piaciuto, in descrizione vi lascio tantissime altre informazioni per dettagli tecnici più accurati, trovate il mio profilo Flickr nel quale potete vedere le foto a dimensione reale, quindi 6000x4000 pixel post prodotti, in modo da farvi un'idea di effettivamente qual è la qualità fotografica. Grazie a tutti coloro che l'hanno seguito fin qui, se vi è piaciuto sostenetelo con un mi piace, mettetelo fra i vostri preferiti e fatelo vedere ai vostri amici che vogliono comprarsi una macchina nuova. Ci ho voluto davvero tanto a registrare questa recensione e chiedo scusa a tutti coloro che l'hanno aspettata perché così tanto tempo, ma fidatevi che essendo la mia prima recensione ho fatto davvero fatica. Come sempre in descrizione trovate il link per acquistare la macchina, se volete acquistarla passate dai miei link perché per ringraziarmi insomma di questo lavoro che io ho fatto e niente. Grazie a tutti per aver seguito e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao belli!